Benvenuti al TG3 domenica 5 giugno. Grande dolore per la scomparsa prematura a 41 anni di Massimo Troisi, attore e autore cinematografico geniale. È morto ieri pomeriggio nella casa di sua sorella ad Ostia, a pochi chilometri da Roma. Troisi da tempo soffriva di disturbi cardiaci. Dopo pranzo si è sentito male, è andato a riposare, ma non si è più svegliato. I suoi parenti hanno chiamato un'autoambulanza che però è giunta senza medico. Accertata la non trasportabilità di Troisi, è stata chiamata una seconda autoambulanza, ma quando è arrivata non c'era più nulla da fare. Troisi era cresciuto a San Giorgio a Cremano, un comune quasi alla periferia di Napoli. Il sindaco di San Giorgio ha proclamato il lutto cittadino. Appena si è saputo della sua morte, sono arrivati in casa della sorella i compagni di lavoro, attori, registi, Francesca Neri, Ettore Scola, Nanni Moretti, alcuni tra i moltissimi. Massimo Troisi lascia veramente un grande vuoto in tutti noi. Ma sono il Cherubino, mi ha mandato Gabriele, se può creare l'atmosfera celestiale. No, Cherubino tu ti ne hai. E cascarci bene mio marito, Igori, chi sono Cherubino? Era cominciata così nel 76 con il gruppo La Smorfia, creato assieme a Lello Arena e Enzo De Caro, sul palcoscenico di un teatro cabaret napoletano, la carriera di Massimo Troisi, l'attore ed autore scomparso oggi a 41 anni mentre preparava il suo sesto lungometraggio, Il Postino. E se la morte di un quarantenne è sempre prematura e dolorosa, lo è forse particolarmente quella di un attore autore quarantenne che ha costantemente saputo avere un colloquio con il proprio pubblico e lo ha sempre rispettato. Che tu quando fanno i film per i giovani, cioè ogni cosa è, questo è un film per i giovani, poi ce la mandammo che non va a gente, noi invece è come se dicessimo proprio i vecchi per dire. E vecchi stata come trovano vecchi in una sala cinematografica, perché? Cioè che uno voglia uscire, ma pure che è via. A Napoli hanno trovato due vecchi che andavano in giro corto sotto la sua a così estramaglia. Ma invece a me ci vanno tutti quanti, proprio perché vecchi, giovani, bambini. Finite e pensavo che fosse amore, invece era un calesse. Con in mezzo l'effervescenza spettacolare di Non ci resta che piangere, realizzato e interpretato accanto a Roberto Benigni in una fantasiosa avventura rinascimentale cui arrise il record del successo stagionale. Amato dal pubblico, apprezzato dalla critica, Troisi era un attore spontaneo, di inimitabile scuola e di impareggiabile estro, che aveva saputo trasformare la propria particolare napoletanità in una particolarissima dimensione linguistica, non fondata sul napoletano classico, ma su una lingua tutta personale, fatta di borborigmi, interiezioni, vocalità strascicate e parole tronche. Sembra quasi impossibile. Ecco, lo ricordiamo così, Massimo Troisi. Siamo in... Benvenuti all'edicola del TG3, che per una volta non segue la corrente del maggiore di tutti, della stragrande maggioranza dei quotidiani italiani che questa mattina fanno un'apertura tanto per cambiare politica. Scegliamo invece l'apertura di una minoranza di giornali che invece hanno dedicato il primo più grande articolo, se non la copertina, a Troisi, alla morte di Troisi, e hanno fatto una bella scelta perché ha dato loro la possibilità di fare dei gran bei titoli. Vediamoli insieme, cominciamo con La voce di Montanelli. Scusate l'addio, la morte di Massimo Troisi. A 41 anni si è spento per infarto l'ultimo grande maschera napoletana, uno dei maggiori comici dei nostri tempi. Una notizia scioccante non soltanto per il mondo del cinema, ma per milioni di spettatori che lo amavano. Scusate l'addio, certamente l'avrete capito, richiama al suo film, il suo secondo film, Scusate il ritardo. Il manifesto, non ci resta che piangere. Voleva far muovere gli oggetti da soli, parlava la migliore lingua italiana di oggi. A 41 anni era, con pochi altri, il futuro del nostro cinema. Partito dalla Smorfia, era arrivato a Neruda. Era arrivato a Neruda perché l'ultimo film di cui aveva dato l'ultimo ciacca appena qualche giorno prima di questa sua terribile scomparsa, si chiamava appunto Il Postino di Neruda, di Pablo Neruda, il celeberrimo poeta sudamericano. L'informazione.
il sorriso spezzato di Troisi. C'è una gran bella fotografia, l'attore di Ricomincio da tre, ucciso nel sonno da un infarto. L'Unità 2, è morto Troisi, viva Troisi. Anche qui una gran bella fotografia dell'attore regista scomparso. Infine Il Mattino, che anche se non apre con la notizia della morte di Troisi, ma con la visita di Berlusconi a Napoli, dice: è morto Troisi, ci mancherai. Da dove ricominceremo? Ecco, dei tanti servizi dedicati a Troisi per ricordarne la figura umana e politica, quello che ci è piaciuto di più è stato trasmesso dal telegiornale di Video Music. Ve lo proponiamo. Impacciato, surreale. A volte, quando parlava, chi non era abituato all'idioma napoletano stentava a capirlo. Eppure rideva, anzi sorrideva, di lui, dei suoi film, di quella maschera un po' triste che si portava dietro, delle sue paure, ma anche delle sue battute. Quanti bambini chiamati Ugo e non Massimiliano per colpa sua, quanti titoli sui giornali sfruttando le sue gag. La notizia della sua morte ci ha stupito, non ce lo aspettavamo, abituati a vedere quasi ogni anno una sua storia nelle sale cinematografiche, oppure a recitare, bravissimo, per altri, senza legarsi ad un cliché. Aveva 41 anni Massimo Troisi, nato in un paesino alle pendici del Vesuvio, schivo, nervoso, pigro, eppure napoletano, e a Napoli iniziò con La Smorfia, insieme a Enzo De Caro e a Lello Arena, suo compagno poi in tanti film. Nell'80, quando debuttò con la regia di Ricomincio da tre, fu subito amato per quel suo modo ironico di raccontare piccoli fatti quotidiani. E poi ancora con Benigni, Non ci resta che piangere, Capitan Fracassa, Le vie del Signore sono finite, Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Lo ha tradito il cuore, malato già da tempo, operato lo scorso anno in America, oggi non ha retto più.